stanno? Stiamo sempre qua. E sì, a cantare a parlare, però pure a sparlare. E credato capite, noi che volimo dire, che siamo sempre noi che stiamo qua, sì. E a parlare dicimolo, per prima me chi so, Maria presentatrice, che è attrice pure, e poi chi c'è? C'è Don Peppino, che è un maestro, sì, del nostro bel dialetto, e asciuta a fa cucchi, ha unita a Don Saveria, e ha una poesia poi, ci dice issa ancora, che ha soie proprie, e mo, dicimmele, c'è Pino, o a cantare, va, o che la voce dolce, ha tutto a decriare, e a priessa issa, e voglia, e quante ne so, la di cantante brava, uomini e femmine, no? E chi è me che fa sparla, perché sono merda, beh, che poca faccia dice, è quello che legge me, a lettere che scrive, un sparlatore che non si fa scappa niente senza badare se pochi su merda è vera e cittadino o si è amministratore politicante e mo vi dica che o stanno a destra oppure a là, cioè a sinistra o mise ad accarato c'è da a tutto Don Saveria e mo vi dica qua che basta con ste chiacchiere e andiamo a cominciare. Cari amici telespettatori, buonasera! Siamo qui per presentarvi ancora una puntata di Stiamo sempre qua a cantare, a parlare e a sparlare. Ma insomma, chi come... sparla? Sembra... È lui, Don Saveri, quello non che saperi, mi scrive la lettera, no? Voi fate segno a me, che c'è tra? Io leggo, vabbè, leggo. Insomma, come sono il latore della presente. Benissimo, Maria. Allora, bene, allora salutiamo i nostri amici telespettatori. Siamo qui in una nuova casa, fra amici. E... Dicevo, Don Saveri, ci abbiamo trasferito. Ci abbiamo trasferito con molta contentezza e con molta serenità, perché siamo in un ambiente affettuoso, caloroso, di cari amici, e quindi riprendiamo la nostra avventura qui sulle frequenze di LTV. Bene, e cominciamo naturalmente, voi lo sapete, sempre con la musica, perché la musica è parte portante e integrante della nostra trasmissione, e c'è una piccola sorpresa, c'è un bimbo che si chiama Emanuele Falco, ha 8 anni, e fa parte dell'Accademia della Canzone di Benevento, diretta dal maestro Mauro Minicozzi. Pensate che Emanuele studia canto da 2 anni, però ha al suo attivo numerose partecipazioni a concerti e provini in tutta Italia. E allora questa sera ci fa ascoltare Se bruciasse la città, Emanuele Falco. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore tu. Ma sei in fondo al cuore tu. Tuo ragazzo sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te. Ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, non so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Per te. Il cuore mio non dorme
brucia se la città da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se brucia se la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te, per te, per te. E cari amici, qua siamo io e lui. Un Peppino non c'è, ma per il momento è assente, è vero? Prima non l'abbiamo detto, prima che mancava da un Peppino, ma lo diciamo adesso. Lui è assente così, giustificato. Giustificato, giustificato, poi verrà, poi verrà. E naturalmente il suo posto lo occupa lui, il supplente. Però lui è supplente, sì, sì, sì. Ma mo staissimo. Perciò non vi abituate troppo. Quindi che facciamo tutti e due con le cartuscelle in mano? E lo sapete ormai che possiamo fare. E diciamolo ancora, Don Savè. Sì. E diciamolo ancora tutte e due in coro. In coro. Mia. Mia, mia. We can sui. Oh, traduco. Eccolo lui, isso, il nostro dialetto. È il dialetto che è il protagonista in questo intervento nella trasmissione di Don Saverio. Eh sì, dialetto che non deve morire, e per questo noi gli dedichiamo questo angolo. E prima insieme ne abbiamo detto il titolo. Va bene, Don Savè, e come cominciamo? Come sempre ormai, cominciamo col presentarvi parole con più significati. Io le suggerisco e lui le inserisce in frasi. La prima parola è attucca, che è un verbo, attucca. I significati sono due, ed ecco le frasi che le rivelano. Prima frase, a ognuno ci attocca a parte soia. Seconda sì. Frase, si attocca, facciamo pure che ma fa? Traduco. Prima, a ognuno spetta ci attocca la sua parte. Seconda, se è il caso e se è necessario pure significa che no, si attocca, certo. Si attocca, facciamo anche questo, facciamo pure questo. E adesso quest'altra parola, Pino, di scella. E anche questa ha due significati, ed ecco le due frasi. Prima, ci piace scellare pullastra figli, no a cosci. Seconda frase, a mamma, udene sotto la scella chi lo vuole. Ce fa fa quello che vo, ce ne fa piglia. La traduzione è questa, prima. Gli piace l'ala di pollo, a scelle pullast, a mio figlio, non la coscia. Seconda, lo protegge sempre, uten sotto a scelle, quel ragazzo che lo voglia uno. Gli fa fare quello che vuole, lo vizia, ce ne fa piglia. Insomma, questo significa lo vizia, ce ne fa piglia. E adesso passiamo alla seconda parte. E a che cosa la dedichiamo, Don Savè, questa sì, seconda parte? A qualche parte? Frase, diciamo comune, ma che contiene espressioni caratteristiche del nostro dialetto. Lui la dice e io traduco. Prego, Pino, vai. Allora, andiamo. Ci mette un po' che si va in te verdicchio dalla porta. Aviga un zocco quando arabra e aiuto. Traducete, Don Savè. Vi servo subito. Ci devi mettere un po' di grasso o olio, o sirup, un po' che siva, nelle cerniere dei verdecchie della porta. La vedi che stride, zocca, quando lo apri e la chiudi. Eh sì, è verdecchio, questo per esempio sì, è un termine molto atavico. Nemmeno i giovani di oggi proprio non sanno neanche, dice voglione, è verdecchio, voglione, e che?
E quindi adesso diciamo qualche detto popolare, va? E vabbè. Allora, io lo dico e Don Saverio traduce. Forza. Eccolo qua. Da sta vita c'è sta chi mangia carne e chi suca brodo. Spiegate un po' che significa. Traduco. Nella vita c'è chi vive bene, mangia carne, e chi vive di stenti, suca brodo. Su cubrori chili che si è mangiata la carne sarebbe insomma e adesso a questo punto quando c'era Peppino era il punto della poesia, la sua poesia, ma lui non c'è e vuol dire che mo salutiamo il pubblico perché tu ti devi preparare, sì, poi per la parte musicale va asciugatoia dopo. E allora questo è il nostro spazio dedicato alla lettura di poesie in vernacolo. Mi allargo un po' questa volta in questo spazio, diciamo, perché visto che il nostro Don Peppino per il momento, diciamo, è assente e quindi lo salutiamo con molto affetto, insomma, non ha detto la sua di lirica in vernacolo, dico la mia, che non è mia ovviamente, ma è di Clemente Parrilli, un altro dei poeti napoletani dal 600 ad oggi di cui amiamo recitare le liriche. E questa si intitola Papà. Io non so come si può scrivere una prenzola di canzone con tutti questi guaglioni che stanno attorno a me. Si piglia la penna sulla mente un attimo, ma fanno forse la spia. Certo che la parte mia e si è da cominciare. Papà, dice uno, spiegami la grammatica, che ha già portato la maestra l'unori. Papà, una linea può cinematografo, fa nata. E io c'ha dunque, papà, fai. Papà, mi fanno scimunì. Papà, mi fanno un bestialì. E gli lascia la penna prima da piglià, per non sentire papà. Dicite, e la mamma? E la mamma può combattere con chi se 10 ai figli, e non ha da rete. Piglia e manna a tuo papà. E sapeva che sai che fa, per niente smagna che la sarta e che la modista, con certo punto a vista che la fanno elettrizzare. Si è faccia sci per romanicchio libero, ste figlia, ma chiude dentro la stanza, quiete, che ha speranza che possa faticare. Ma che sapete, la penna non può scrivere, rumana la carta yang, ma pare che mi manca qualcosa attorno a me. Vorrei sentire papà, spiegami la storia, dimmi sti guerra punica, che so, vorrei sentire papà, ma stupidacolo con che si dice ai tavolo che vo. Papà, io vorrei sentire papà, chiamassero così. Un paese che non posso più campà senza sentire papà. Bene, e visto che siamo in attesa della primavera, un pizzico di primavera insomma, speriamo di poterlo ispirare con questa poesia, un po' di primavera, pusillica. Sta casa campagnola, ma da sanà in un male che mi struia, ma st'anima si sperta sola, addostetta ma unita tutte e due. Schioppano ciù a centenare attorno. L'aria si fa più tenera e più dolce, e la natura, appena schiara gli urni, per tutte le strade fanno sentire voce. Io solo guardo sole e guardo stella, senza amore né base. Ma perché? Datemi i belle sciure, o i nenni belle, non poche primavera, pure a me. Canto triste di un poeta, e adesso invece ascoltiamo un cantante, il nostro carissimo Pino D'Arienzo, che sapete si esibisce sempre con Italia Incanta, musica moderna napoletana, ballabili e balli di gruppo, insieme a Giancarlo e a Stefano, e che mi ha fatto ricordare una cosa, che sono 50 anni di carriera i suoi, perché cominciò nel 1961, se non sbaglio, al Teatro Massimo di Benevento, e quindi da allora non si è più fermato. Noi siamo felici di averlo nella nostra trasmissione, ad eseguire questa sera una canzone che fu presentata nel 1953 da Sergio Bruni al Teatro Augusteo e che ha per soggetto una bella ragazza di Santa Lucia, una luciana, come si diceva allora, che ancora va a passeggio con lo scialle, la pettinessa e il pettine tra i capelli. È figlia, sorella e nipote di gente dura, importante, c'è poco da scherzare, però nel cuore di lui c'è Maretta. E se accostarla dopo una settimana di appostamenti significa scherzare col fuoco, ebbene, è disposto a bruciarsi. È anche disposto a limitarsi a darle solo un bacio, però, sulla pettinessa. Di Cioffi Cioffi, Pino D'Arienzo ci fa ascoltare a Luciana. Thank you.
Porta ancora scialle lusse, porta ancora pazzanesse, sta Luciana quando passa, non mi fa più a ragionare, e vado a incontrare per Santa Lucia, e che maretta rindogora mia, si cerca da farmi male, si cerca di parlare, che la ma guarda storia che maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle lusse, pattenesse, per una settimana ma faticasse, a fermasse la dicesse. Io non mi cerco niente, ma datemi per messa, perdono a sangoppa pattenesse. M'hanno detto vado insiste, m'hanno detto frate tuoste, te lo sia che capi in testa, c'è sta poca pazzia, ma che ce pozza fa che la mi piace, voglio pazzia con fuoco che si mi coce, ma coce che già fa, ma sanna rassigna. Io senza di non posso campare. A sta Luciana che passa e spassa, scialle lusse, pattenesse, per una settimana mi faticasse, a fermasse la dicesse. Io non mi cerco niente, ma datemi per messa, vado a sangoppa per tenere. Io non mi cerco niente, ma datemi per messa, vado a sangoppa. Vado nuova sangoppa, vado nuova sangoppa. Greggi amici, greggi telespettatori, stavamo riuniti tutti il comitato cittadino con Don Saverio sottoscritto a capo sopra Piazza Castello e si fa avanti per parlare Pasquale il Pallisto con un amico. Ma è questo che parla e fa. Volessi parlare, Don Saverio, di una cosa strana in sta città. Ma una piccola introduzione ce la fa l'amico Pasquale qua. Va bene, ci dico io. Vi sentiamo. E qua il cavaliere nervastenico subito dice: «Io pure tengati qualcosa, pur a nome e stamica che tenga a fianco». «Va bene», ci dico io, «non ti arraggiare». E qua Concetto e Compa Pep non dicono niente, capuzzeano solo. E il poeta poi trasforma a versi quello che ricapita dopo per questa lettera. Ecco la poesia risultata. Amico tu Pallisto è da parlare per prima delle cose strane sta città, è detta, ma però prima è da fare un'introduzione. Beh, Pasquale, ma chissà che ne è una palla. E stu Pallisto piglia la parola e fa: «U fatto è chista. Una specie è questua è stata organizzata dagli abitanti in Urione, dato che dei lavori avesse a fare il comune e non c'è i fondo. E sord sta di uno, assorda.
un'offerta il cittadino dà secondo le possibilità che ci ha. Via l'Atlantico Orione è stato messo un tavolino che sta situato preciso appresso un carcere San Felice. Prima era carcere e là, cari amici, chi non ha visto un marciapiede che sta forse un paradanno rotto là, cui maduna lo ate, e poi attorno c'è sta una rete rossa, ma è uno scurno. 5-6 metri so e manca pure, non c'è il fondo per riparare, è sicuro. E c'è da agenda al comune con l'offerta organizzata. E che arrivano certe mormorie, ma amico tuo palliste e fa sta zitta e fa. A palle chiste, ha detto, e ho fatto a questo organizzata da agenda, ma però lo stesso è stata intelligente, asciuta soia, dato che mi fa dice poi a me che è stata. Insomma, il comune me non ci ha i fondi necessari, oddio, per fare chi l'arrabbiezza a chi lo marciapiede, e poi me spenna. E tutti sanno, credo, tutti chi li denaro per far là, chi lo sgorbi e presepi e fier, che all'erta steva a Piazza Castello, un luogo che si dice che è occhio bello, e sta città ne è piaciuta a nessuno, ai forastieri manca, ma comune, te ne ha donato no? E che è arrivata una voce, una che fa, là è non guaiato, con chi lo coso, un traffico pure, dato che è in macchina per via via annunziata, per scansare un presepio, veloce, poi se menavano e tira fa la croce, si appiera, là passava. Te vedevi, i mezzi arrivano gull, perciò Steve, guaiata, ma come, dico perché, sto cosa è fatta là? Non era meglio se lo facevi da villa comunale? E nata fa, ma tu fatto essenziale, dove presebbi rutte e mucagnate e botte argomento. Ma scusate, signori miei, io penso che mi fa un applauso a me, a chi l'ho fatto là? Applauso sì, a gente che capite quello che poi era fa. E tutta assortita, ne è arrivata a Lucca, a miscata, a parnacce, sguesse e si scarata. Con Peppe che qualche cosa diceva, di andare a concetto che sentiva, se fa annanza e fa, io, un coppa a quel che si è detto per macchina o castello, dico, senza un presepio, mo, è uguale, testa corta e strisce pedonale. Non ci stanno più, sparita mo, e poi, che le messe scagnate che ci sono occupate a mezzo parcheggiate, e chi è da passare là, a me, sta inguaiata. Concetto fa, passando là, oddio, io mi ho fatto la doccia, mamma mia, ci stanno Londra, lag, me, una macchina mi ha raccolto come che, come a scino marciapiede, là, presso la prefettura, e che ci sta, non puoi mente sconquassata, e strisce, e come ce fanno? E non manca finisce, concetto con il cavaliere a Lucca e fa, quando ha finito, io già parlato, e le cose più importanti di questa città. Un coppa su giornale che c'è sta. E mi conferma questo che è venuto con me, il quale non è ricevuto. A chiude un pari emise, a posta, oddio. E tutto questo a colpa s'arriva del malfunzionamento. E questo, ma la cosa più importante è questa qua. Chi se ne ha ricevuto i bulletti, tu gas e la luce, e mo sta in difetto, può pagamento, e che le hanno scaduto. Una settimana dopo ha ricevuto. Chi sta de palazzino, ma però nemmeno sto rione solo, po'. Che ne è servuto
Udice che un giornale, quasi tutta la città soffre sto male. E nudo a reclamare e ce ne dichiarate che poco a Capustino stava malato, qualcuno strasferito, so scusami. A chi sto fatto se da provo te. E basta e giovanuta, e hanno arrivata a applauso a sisca e sguessa ammiscata. E Caio Don Saverio dico soltanto, con marciapiede la forza, n'impianto da luce o gas s'era riparà. Fatti lavoro, poi s'era panzà, assistimo a suo pavimento, no? Sembo comune e responsabile. E poi, fu fatta a poste, il suo funzionamento, vedimmo tu fai meglio a Benevento, così non va. E faccio sulla asciuta finale, mo, amici, vi saluto. E con Don Saverio vi salutano Antonio Sorgente e Maria Ricca che arriva qui. E il nostro caro Pino D'Arienzo che è qui con noi. E gli amici che sono stati ovviamente con noi e con voi questa sera, vale a dire il piccolo Emanuele De Falco dell'Accademia di Canto di Maura Minicozzi e appunto Pino D'Arienzo qui con noi. E niente, vi salutiamo dandovi appuntamento alla replica della trasmissione di questa sera, che ci sarà quando? Ci sarà martedì, ma non è una replica, sono tre repliche. Oh. Orari, segnate, 10.30, 15.30 e 18. Quindi avete una larga scelta, un'ampia scelta. Non potete proprio perderlo questo programma, anche perché poi la nuova trasmissione ci sarà quando? È sempre martedì, sempre lunedì prossimo alle ore 21, lunedì. 16 martedì sono le repliche. Martedì le repliche. Quindi lunedì alle 21. Mi raccomando, arrivederci a tutti e grazie.